Poracci, questa volta è stato troppo palese che avete usato Google Lens. Non credo esista nessuno al mondo che chiami Red Card come Red Card 2003. Se dovete barare, fatelo bene. Quindi il più veloce è stato Designing Anime, che se non altro ha scritto anche tutto il nome attaccato. Mentre la risposta migliore è di Mario, che va a citare una pietra miliare dei giochi di calcio su PlayStation e Game Boy. Con Ronaldo V. Dolphin. Quanti ricordi, mamma mia! Ma basta pensare al passato, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Ma soprattutto, è un gioco? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi! I'm blown away, Candy. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza una programmazione precisa. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ma così tanto che appena finita potrete convertirla in dei Poro Coin. Parleremo dell'ennesimo aggiornamento a sorpresa di Switch da parte di Nintendo, di una campagna sconti pazzesca attiva su Epic Game Store e del possibile ritorno di un'icona dei platform anni 90. Prima di iniziare però vi ricordo che, in quanto membri dell'Armata Poraccia, avete solo una missione, la conquista non violenta di YouTube Italia. Quindi, come da protocollo, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, tra cui Instagram, Telegram, Twitch e anche Porion. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Final Fantasy XIV è stato rimosso dalla vendita. Questa in realtà però non è una news negativa, anzi, tutt'altro. Conosciamo tutti molto bene il percorso assai tortuoso che ha portato Final Fantasy XIV dall'essere un gioco pessimo a diventare uno dei più grandi MMO attualmente in circolazione. Il supporto continuo degli sviluppatori e la capacità di saper ascoltare i bisogni e esigenze della community ha portato la creatura di Naoki Yoshida a un successo planetario, tanto che con l'uscita dell'ultima espansione Endwalker, i server di gioco non sono stati in grado di reggere l'enorme affluenza di giocatori connessi contemporaneamente. Yoshida, che ricordiamo è lo stesso che è scoppiato in lacrime dal dispiacere dopo aver annunciato il ritardo dell'uscita dell'espansione di 2 settimane, ha preso una decisione radicale. Per far fronte ai problemi di login, ha dapprima comunicato un periodo di 7 giorni gratuiti che non verranno scalati dagli abbonamenti, e poi non solo ne ha esteso la durata a 21 giorni, ma ha anche ritirato dal commercio il gioco per evitare che arrivino nuovi giocatori e i problemi di connessione si intensifichino. Insomma, dispiace molto per i disservizi, ma al tempo stesso questa notizia non può che essere vista come una vittoria, sia per il successo di Final Fantasy XIV, ma anche per l'incredibile rispetto che Naoki Yoshida ha per i suoi utenti. Bene così. Qualche giorno fa vi ho parlato della Analog Pocket, quello che potremmo chiamare il Game Boy definitivo. I pre-order della seconda infornata della console sono stati aperti e benché sia ancora possibile prenotare il Pocket, gli ultimi arrivati non lo vedranno prima del 2023. Il risultato? Che gli scalper stanno già facendo il loro, rivendendo la console, che già di suo costa un botto, a cifre assurde, ma veramente fuori di testa. Il vero problema è che c'è qualcuno che le sta comprando. Capisco l'impazienza, ma andare a spendere 1200 euro per un bundle che ne vale un quarto è follia. Ma non lo so, forse sono solo io che ragiono da poraccio. In passato si pensava che nel 2000 avremmo avuto le macchine volanti e un livello di tecnologia che ci avrebbe permesso di fare cose altrimenti irrealizzabili. Magari le macchine avranno ancora le ruote, ma voi poveracci del 1900, vi sareste mai immaginati dei Pokémon creati da un'intelligenza artificiale? Questo sì che è avanzamento tecnologico. Dopo bot che creano testi, musica e quadri, arrivano anche quelli in grado di inventarsi nuove creature tascabili. Max Wolf ha infatti dato in pasto a un bot programmato su misura numerose immagini di Pokémon ufficiali e questo, attingendo dalla sua banca dati appena formata, ha creato dei mostri inediti. Molti risultati sono agghiaccianti, praticamente dei quadri di Picasso, mentre altri hanno il loro perché, tanto che alcuni utenti hanno già provveduto a disegnarli in diversi stili. Insomma, il risultato è tra l'esilarante e l'inquietante. Ma tanto inquietante, a livelli di un film di Cronenberg o ancora peggio, a livello del primo design dell'ultimo film di Sonic. Brividi. Comunque vi lascio in descrizione il link a tutte le creature. Fatemi sapere se ce n'è qualcuna che vi ha colpito particolarmente. Tipo lei, chi è?
Guarda che bella! Gli manca solo di essere animata da Game Freak e poi diventa un vero capolavoro. Ma passiamo alle notizie del giorno e apriamo con Nintendo, perché l'azienda di Kyoto ha deciso di fare ancora una volta la Nintendo della situazione, aggiornando i suoi servizi con una mossa completamente a caso. Arrivano quindi oggi 5 nuovi giochi su NSO e dobbiamo fare un attimo il punto della situazione. La settimana scorsa è uscito Paper Mario per Nintendo 64 dopo un annuncio totalmente inaspettato. Il giorno stesso della sua uscita Nintendo ha svelato che a gennaio sarebbe arrivato Banjo-Kazooie, altro storico platform appartenente alla libreria del Nintendo 64. Ingenuamente avevo pensato che si potesse trattare di un primo accenno di calendarizzazione da parte di Nintendo, che stava comunicando a modo tutto suo la periodicità con cui sarebbero stati effettuati gli aggiornamenti futuri. Ovviamente mi sbagliavo ed è praticamente impossibile prevedere le mosse dell'azienda di Kyoto. Oggi sono stati infatti aggiunti 5 titoli per la libreria Mega Drive dell'NSO, che sono Altered Beast, Dynamite Eddy, Sword of Vermilion, Thunder Force 2 e Toe Jam Earl. Ok, sì, è una bella selezione. Alcuni sono giochi storici tra i più importanti del Mega Drive, ma che senso ha rilasciarli così? Non solo si va a creare ulteriore confusione sull'effettiva offerta del pacchetto aggiuntivo, ma in più, gli utenti base, ce li siamo dimenticati completamente? Le librerie NES e SNES verranno mai più aggiornate? Alla fine sono giochi in più e sono sempre ben accetti. I fan sfegatati che hanno comprato anche il controller Mega Drive staranno probabilmente già nerdando duro su Altered Beast, ma Nintendo, dai, facciamo le cose con un po' di ordine, su via! Ma cambiamo completamente argomento e passiamo a parlare di Epic Games Store. Perché tra tutte le campagne di sconti natalizi, lo store di Epic ha di sicuro fatto partire la promozione più vantaggiosa in assoluto. Non si tratta di giochi gratis, o almeno non solo, ma anche di voucher dal valore di 10 euro regalati all'infinito. Da oggi fino al 6 gennaio ne vedremo delle belle sull'Epic Game Store. Non solo ci sarà un gioco gratuito al giorno, quello di oggi è Neon Abyss, ma in più ogni account ha ricevuto un buono da 10 euro da utilizzare all'interno del negozio. Ma secondo voi sto sprecando uno slot del TG Poro per soli 10 euro? In realtà no, perché l'offerta è ancora più poraccia di così. Praticamente il buono si può utilizzare su un qualsiasi gioco idoneo che costi almeno 14,99 euro. Ci sono però due dettagli che rendono questa offerta una vera bomba. Il primo è che ogni buono si applica singolarmente a tutti gli articoli idonei presenti nel carrello. Questo significa che inserendo due giochi idonei al checkout avremo 20 euro di sconto, 30 con 3 giochi e così via. E secondo, con ogni acquisto portato a termine avremo automaticamente diritto a un ulteriore voucher regalato, quindi sostanzialmente sconti infiniti. E i buoni si possono applicare a giochi già scontati. Questo significa che, tra i tanti, andrete a pagare Death's Door 5 euro, Axiom Verge Chicory circa 6 euro, Disco Elysium 8 e Death Stranding 11. I titoloni in offerta sono tantissimi, così come il tempo a disposizione per decidere cosa comprare. Fatemi sapere nei commenti se prenderete qualcosa. E chiudiamo la puntata di oggi, ma anche tutta la settimana, con un messaggio di speranza. Gli appassionati dei platform anni 90, in particolare dei collectathon in 3D, dimensioni potrebbero fomentarsi parecchio con questa notizia. Si vocifera di un possibile ritorno di Gek the Gecko. Ah, gli anni 90, che periodo d'oro per i platform. Ne abbiamo viste di mascotte strane, ma Gex probabilmente era tra le più irriverenti di tutte, dopo sua maestà Conker, si intende. Il personaggio creato da Crystal Dynamics dopo l'esordio con un platform in due dimensioni su 3DO riscosse un enorme successo con il passaggio alle tre dimensioni su console più diffuse. Enter the Gecko e Deep Cover Gecko vengono ricordati con estremo affetto dai giocatori dell'epoca ed è un peccato che con l'arrivo del nuovo millennio il personaggio sia sparito da radar. Tra continue citazioni alla cultura pop e un umorismo decisamente fuori luogo in un platform pensato per i giovanissimi, Gex era proprio un prodotto della sua epoca, ma ora potrebbe essere pronta a ritornare in grande spolvero. Di questa eventualità se ne parla già dal 2015, quando Square Enix annunciò che avrebbe permesso agli sviluppatori di creare giochi basati su vecchie IP Eidos sotto l'etichetta Square Enix Collective. Ma ora la compagnia, come riportato da Gematsu, ha depositato il marchio registrato Gex per l'Europa. Solitamente queste azioni non significano necessariamente l'inizio di una produzione, ma la necessità da parte di Square di aggiornare un brand morto e sepolto fanno ben sperare in un eventuale ripescaggio del Gecko.
C'è qualcuno di voi che ha mai provato i suoi due giochi più famosi? E questo poracci era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a lunedì per un nuovo video. Voi mi raccomando, riposatevi, fate i bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Epic, Michele Gex. Ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ma si dice così, Gek, Jack, Gecko, Gecko. Gecko. Gecko, go, 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 go.